Si è svolta lo scorso sabato 18 gennaio ad Agropoli la festa di San Sebastiano, patrono dei vigili urbani d'Italia. La manifestazione, giunta quest'anno alla sua 11ª edizione, si è svolta per il secondo anno consecutivo nel centro cittadino di Agropoli. Oltre 35 comandi di polizia locale della provincia di Salerno e di autorità civili e religiose hanno preso parte alla manifestazione. Grazie, il bilancio è veramente positivo. Quest'anno siamo riusciti a totalizzare più di 35 comandi, e non solo comandi della polizia locale, ma anche altre associazioni di protezione civile e numerose autorità che ci hanno raggiunto da tutta la provincia e non solo, qualcuno ci ha raggiunto anche dalla regione Lazio, dalla regione Calabria, e quindi siamo molto soddisfatti di come si sia svolta questa iniziativa. Ceri Agropoli ha dimostrato l'anno scorso grande capacità organizzativa e soprattutto ha dimostrato di essere molto accogliente. Quest'anno abbiamo individuato Agropoli per il bis, perché a dire la verità se l'è veramente meritato. Come sapete, questa è una festa itinerante che già da 11 anni si svolge in vari comuni del Cilento. Ogni anno cresce sempre di più, e questa è una cosa che mi fa molto ma molto piacere, perché la polizia municipale nel suo insieme merita l'attenzione più dovuta, perché è il presidio fondamentale dei territori, in particolare del Cilento, nelle comunità più piccole. L'unico presidio di legalità è il vigile urbano e la polizia municipale. Mi fa piacere anche che tutti i colleghi della provincia di Salerno in questi ultimi tempi hanno una grande attenzione nei confronti dell'attività che si svolge qui ad Agropoli, e li ringrazio tutti per l'ennesima volta. Anche quest'anno sono numerosissimi e hanno partecipato alla manifestazione. Questa festa rappresenta un momento di incontro tra le varie polizie municipali, ma il lavoro che si sta facendo in questi mesi, negli ultimi anni, in particolare con l'ultimo prefetto che si è succeduto alla guida qui a Salerno, si sta cercando di integrare le polizie municipali, immaginare quindi un corpo, diciamo, che collabora, copre tutta la provincia di Salerno. E le informazioni che possono essere scambiate e o integrate tra i vari corpi rappresentano una vera e propria importanza, sia in termini numerici come forze di polizia, sia in termini di copertura territoriale. Io penso che questo lavoro di sinergia può immediatamente, intervenendo in maniera puntuale anche negli incroci più pericolosi, essere un motivo di riduzione di queste morti, e quindi credo sia il più grande successo che possiamo ottenere, perché noi andiamo, facendo questo lavoro, a salvare tante vite che oggi sono purtroppo a rischio, che invece possiamo tranquillamente, con questo lavoro di sinergia e di rapporto insieme alla prefettura, cercare di risolvere.